l'ultima notte a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo. Niki, con quale spirito a Europride a Roma, 2011 a Roma? Con lo spirito della partecipazione alla mia storia, che è questa storia comune, collettiva, con lo spirito di chi si sente di partecipare a un grande cambiamento. Un cambiamento anche politico in Italia, ecco, che cosa rimprovera questo governo? Intanto un cambiamento culturale, sociale e poi politico. Alla destra rimprovero l'omofobia, alla sinistra rimprovero la vigliaccheria. Bravo! Hold 'em like they do in Texas, baby. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby. Stay with me. I love it. Love game, intuition, play this card, let's make to start. Senta, con che spirito oggi all'Europride a Roma? Sono molto contento, mi fa piacere anche che l'Europa abbia deciso di essere qui. Purtroppo dal World Pride di 11 anni fa non è successo molto. In Europa invece sono successe tante cose, ci si può sposare in Portogallo per esempio, ci si può sposare anche in Argentina, quindi anche molto più lontano. Io credo che sia importante riflettere sul fatto che l'Italia è un'isola di assenza di diritti in un'Europa che ormai questi diritti li ha conquistati. Sarebbe ora di far muovere, diciamo, questa situazione che è ormai intollerabile. Persone a pieni doveri e con diritti parziali. Una grande manifestazione, gigantesca, ormai si parla di 400.000, mezzo milione. Comunque è una gigantesca manifestazione di popolo, con moltissimi eterosessuali, con le loro famiglie e i loro bambini, perché ormai nella manifestazione del Pride si riconoscono tutti, soprattutto coloro che vogliono difendere la laicità dello Stato e tutti coloro che condividono questa battaglia di diritti, che sono diritti universali, vale a dire di tutti. Quando l'Italia, come ha detto anche il Presidente Di Pietro, sarà dotata di questi diritti, sarà un paese veramente più libero e dove vale la pena per tutti quanti vivere. È un'adesione convinta e siamo orgogliosi di essere qui a presentare l'Italia dei Valori, perché in questa grande festa di democrazia, di civiltà e soprattutto di libertà.